C'era una volta una piccola bambina di nome Greta che per poter aiutare la sua famiglia vendeva i suoi disegni vicino ai negozi. La famiglia di Greta era davvero molto povera e non potevano permettersi grandi cose, ma avevano una cosa importantissima, un amore immenso l'uno per l'altro. Un giorno, mentre la piccola si trovava davanti ai negozi per vendere i suoi disegni, arrivò una signora molto ricca e molto bella. La piccola Greta rimase molto colpita da questa signora. La signora si chiamava Rosa. Aveva un vestito lungo color azzurro cielo, gioielli di ogni tipo e una macchina davvero grande. Si avvicinò alla piccola Greta e le disse: «Ma questi disegni davvero li hai fatti tu? Sono davvero bellissimi!» La piccola si imbarazzò e disse: «Sì, signora, li faccio io per poter guadagnare qualcosa da portare ai miei genitori. Sa, noi siamo molto poveri». La signora allora decise di comprare tutti i disegni che aveva la bambina e le disse che se voleva l'avrebbe portata a casa con lei per diventare la sua disegnatrice personale. E sì, perché la signora faceva fumetti. Così la piccola accettò l'invito e da quel giorno la famiglia poté vivere un po' più serenamente grazie all'aiuto di Greta e della gentil signora.